Un po' difficile parlare di questi due intendenti, ma penso di dover provare a rispondere anche alla domanda di che cosa si può fare anche in vista dell'incarico che prima avete invitato, cioè da segretario provinciale del Partito Politico, e quindi una risposta anche concreta su che cosa si può fare. Però prima un ringraziamento per l'iniziativa, a chi ha organizzato l'iniziativa, perché questi sono argomenti che io sono nato nell'88. Essendo una signorina studente posso essere accusato di antiamericanismo, ma insomma al di là di questo, il motivo per cui mi accade è che io ho iniziato a fare di fatto attività politica prima di iscrivermi in fondazione della scuola contro le guerre di Giugno. Quindi per me è stato il punto di inizio dell'attività politica, e dal 2005 ormai ho fatto il manifesto tutti i giorni, quindi prendendo in mano questo libro, che tra l'altro vi consiglio stare visto che c'è, ho ritrovato tutta una serie di articoli, ora quindi ancora ovviamente non li leggevo, però per me è stato significativo ripercorrere una serie di tappe, tant'è che sono andato a rivedermi alcuni articoli e mi ricordavo perché erano legati a momenti particolari della mia militanza, e vedere quanto è cambiato quello che mi stava intorno, quanto sono cambiate le persone che mi stavano intorno, quelle con cui si occupava la scuola oppure quelle molto di più con cui scendevamo in piazza a manifestare. E sono state una serie di flash che sono arrivati. Sicuramente ci sono una serie di episodi che credo siano utili a capire quanto è cambiato il contesto in cui ci muoviamo. Leggerò pochissime cose, ma credo che siano più utili di alcune considerazioni libere o comunque più riassunte, più sintetiche. Una delle capacità dell'arte della guerra del XX secolo è quella di cancellare dalla memoria la guerra stessa dopo che è stata effettuata, occultando le sue conseguenze. È stato detto, io sull'elemento della consapevolezza di quello che sta avvenendo esisterei molto rispetto a quello che noi possiamo fare, soprattutto mettendo da parte ogni rassegnazione rispetto al fatto che quando parliamo talvolta ci sentiamo non compresi o non capiti. C'è un articolo che è uscito sul manifesto del 26 maggio, molto significativo. Qui si dice che è stato rotto l'ultimo tabù della sinistra, cioè quello della pace, perché è mancata una manifestazione adeguata rispetto alla Repubblica di Trump. Ora, diciamo, non voglio entrare nel merito di questo dibattito, ma io trovo deludenti, comunque sconfortanti, quasi tutte le risposte che sono state date. A parte, diciamo, a casa nostra, Diana Pace, una compagna di Fondazione Comunista, a cui ovviamente va tutta la stima per la storia e la militanza che porta avanti. Però la risposta al fatto è che Trump non è credibile, è una risposta poco convincente, perché sottovalutare le destre dei repubblicani in questo tempo è un errore che è stato fatto, intanto a partire proprio dalle elezioni americane. La sottovalutazione di quel fenomeno e dare per scontato che comunque la comunità progressista in ambienti più larghi rispetto a quelli della sicurezza politica più forte si sarebbe mobilitato si è rivelata errata. Un'altra risposta un po' convincente viene data da Giulio Marcon quando dice che ogni giorno facciamo mille iniziative più o meno grandi ma preziose, e il pacifismo è diventato un movimento più maturo, quindi non è vero che siamo più impotenti di prima. Anche questa è qualche autoconsolatoria come risposta, purtroppo non è vero. Io dal 2006 ad oggi penso di aver fatto tutti i presidi per la pace a Firenze, probabilmente no, qualche volta non sarò potuto scendere in piazza, ma buona parte sì, e così è un panno di partito. Però è evidente che i numeri che noi vediamo nei presidi di qualsiasi tipo non sono adeguati rispetto alle sfide che facciamo. Tant'è che a volte abbiamo preso delle cantonate, anche queste cose bisogna dirsi negli articoli di Mario, è stato riportato impietosamente, giustamente, anche gli errori fatti rispetto alla Libia da parte della sinistra, rispetto agli Gheddafi. E anche qui io, in avventura, la volevo fare rispetto al fatto che quando andavo alle superiori andavo di modo a accusarci di essere pacifisti senza se e senza ma, e di non dare lettura dei processi complessi nella realtà. Cioè noi eravamo amici dei terroristi, eravamo amici dei dittatori, eravamo amici della storia fondamentalmente, perché non riuscivamo a comprendere che non era vero che c'era la parte del bene e la parte del male. Beh, io direi che rispetto al clima che c'è adesso la significazione è stata tutta un'altra parte. Eppure noi siamo cascati in questo, cioè adesso noi abbiamo difficoltà a esprimerci contro la guerra, non tanto noi, quanto nel dialogo, perché io ricordo che quando appunto ero alle superiori era una minoranza che ci prendeva in giro rispetto al fatto che noi eravamo contro la guerra in Afghanistan, contro la guerra in Iraq. O
pensi che 10 anni fa magari erano vicini a te, che sono completamente dall'altra parte. E la consapevolezza che ci sia un'altra parte credo che vada ricominciata a coltivare, perché sempre in questo articolo poi l'ha scritto, c'è la risposta anche di Karl Werner, che dice che lui non ha nostalgia dell'antiimperialismo e che tutto sommato lui pensa che all'arrivo di Trump ci sia stata una risposta di piazza e che sia stata una manifestazione di Milano. Ora, anche questo diciamo è una risposta troppo facile. Niente deve essere tolto rispetto alla manifestazione di Milano. Ci sono evidentemente delle contraddizioni, per cui lo stesso Partito Democratico dei Decreti Uniti scende in piazza per la solidarietà. Ci sono delle contraddizioni all'interno del Partito Democratico. Ebbene, ci sia stato anche il Partito Democratico a sostenere certe cose? Assolutamente sì. Detto questo, quella manifestazione non è la risposta a Trump. Quella manifestazione è un allargamento. Può essere sicuramente una cosa positiva, ma noi dobbiamo lavorare per una maggiore consapevolezza sul fatto che esistono due parti. Io credo che il conflitto sia inevitabile nel senso politico. Io credo che ci sia da ritrovare l'unità rispetto a un conflitto di cui non c'è consapevolezza. Lo slogan che utilizziamo noi, ma gli slogan sono troppo facili, è quello della guerra dell'asse dall'alto, quindi noi non ce ne rendiamo conto e c'è una guerra dell'asse nel basso. Io questo penso che possa essere utile la metafora dell'alto contro il basso e quindi la risposta del basso contro l'alto. Ma cercando di dare appunto una lettura complessiva dei processi, veniva detto, per esempio una lettura di classe di quello che è il fenomeno delle migrazioni, quella è una lettura di quelli sono gli interessi per cui viene portata avanti la guerra. E ricominciare a dare un peso alle parole che utilizziamo, sapendo che appunto c'è stato un percorso particolare, ovviamente mirato e ostile rispetto a noi. Io sono convinto che il giorno, a parità di scambio, tra le cifre che vengono spese per le auto blu e le cifre che vengono spese per le spese militari, la maggiore condizione va sulle auto blu, anche se la spesa magari fosse un decimo rispetto alle altre. Questa è una realtà con cui noi dobbiamo fare i conti, sapendo che nel mezzo c'è stato tanto, veniamo a letto le canzoni. Io mi ricordo che quando appunto ho iniziato c'era, ascoltavamo Il mio nome è mai più, c'era Giovanotti, c'era Ligabue, c'era Piero Blu. Oggi è rimasto Piero Blu e poco altro, nel senso Giovanotti è bene non ripensare a che fine ha fatto, ma c'è stato un passaggio significativo e questo noi non siamo stati adeguati. È stato dato un premio Nobel della pace al Presidente degli Stati Uniti che nel frattempo ha portato avanti la guerra, è stato dato il premio Nobel della pace all'Unione Europea e rispetto a questo non c'è un dibattito adeguato rispetto alla sfida. La proposta che viene fatta per farci stare meglio è quello di un esercito comune. Comune con chi? Sulla base di cosa? Sulla base di quali interessi? Sulla base di quale sovranità? Che è un'altra parola che è stata svuotata di senso e sono riappropriate le teste dandole un senso completamente diverso a quello che ci doveva essere. Un altro paio di punti per non andare troppo lungo, ma noi abbiamo fatto un corso di sensibilizzazione, informazione sul Medio Oriente. Non è stato molto partecipato, ma è stato positivo perché ci ha portato a fare una pubblicazione un anno e mezzo fa rispetto a quelli che sono i processi storici che hanno interessato l'area del Medio Oriente. Beh, una domanda che si fa facile anche al bar, anche nella quotidianità, è perché il nemico dovrebbe essere via rispetto al terrorismo matrice sunnita? C'è qualcosa nel contorno. Rispetto quindi a tutta questa propaganda che quotidianamente ci sta intorno, è chiaro che bisogna darsi delle priorità. La questione della pace è una questione prioritaria, sono assolutamente d'accordo che vada fatta nella maniera più unitaria possibile e mettendo da parte ogni differenza, tant'è che noi avevamo pensato in realtà come rifondazione di promuovere per domani un appuntamento di piazza a Firenze, che è un progetto che abbiamo visto che non c'era, ma dovevo fare un ascolto, quindi abbiamo preso atto forse di aver posto anche male noi. La questione è che poi domani in realtà c'è una manifestazione regionale che dovrebbe partecipare a Canterbury, per cui si tratta di sostenere quell'appuntamento. E quindi io vedo che nella quotidianità, per quanto riguarda la rifondazione comunista, probabilmente noi certo dobbiamo ripensare le priorità che decidiamo della comunicazione verso l'esterno e verso le iniziative politiche che facciamo. Il rischio è che, un po' come viene detto nell'articolo, ma io diciamo non ho uscito
contestando. Se noi facciamo mille iniziative meno grandi, probabilmente dobbiamo ripensare alle mille iniziative che facciamo, al fatto che inseguiamo continuamente un'agenda mediatica che ci viene dettata dagli altri. Non diamo noi una lettura dei processi e quindi ci poniamo in maniera diversa. Sapendo che il tempo in cui, diciamo, chi la prima battuta, avevamo Bertinotti a Porta a Porta che faceva crescere il consenso di Rifondazione Comunista, facendo anche dei danni in cui abbiamo pagato e continuiamo a pagare, è finito. E quindi quella era una strada sbagliata. Pensare di poter contendere il nemico sul piano mediatico utilizzando gli strumenti del nemico non funziona, perché finché ti accettano vediamo il Movimento 5 Stelle, hai una certa visibilità e poi decidono un po' loro come raccontare la questione secondo me sui strumenti. Noi abbiamo degli strumenti parziali, ce li abbiamo, che sono quelli della nostra militanza, di quello che abbiamo, di quello che riusciamo a fare del mondo che abbiamo intorno a noi. E quindi io penso che praticare un modello di società diverso, che parta dalla consapevolezza, dall'informazione, sia necessario. Noi nel giro di 2 settimane, insomma, nella nostra federazione abbiamo avuto 3 iniziative. La prima, un parlamentare della sinistra dell'America Latina che ci ha raccontato dell'attacco che stanno subendo nei loro paesi. La seconda, sulla guerra che viene fatta all'interno dei nostri confini, alla povertà, perché anche noi che socializziamo ci ritroviamo a discutere e cominciamo a essere percepiti come nemico di una società. Viene dato il foglio di via a chi scende da un marciapiede, da uno striscione, come è successo a Roma, perché io ho parlato con una donna di solidarietà a Maria della Regia. E lei mi ha risposto che la cosa più attendita non è il foglio di via, è che l'abbiamo accusata di aver fatto un gesto violento. Lei è pacifista, diciamo, su questo elemento. Esatto, per chi la conosce, noi abbiamo qualche modo di farci delle iniziative. Ecco, pensare che Marinella Maria di un'altra o due persone possa minacciare il corteo di campo, ovviamente lascia tempo di campo, ma il fatto che questo passi sotto silenzio è altrettanto agghiacciante, nel senso che anche noi leggiamo e non ci. E non diamo una risposta adeguata a questi elementi. Quindi si tratta di praticare la solidarietà, praticare un modello diverso di società, e il fatto che a volte vengono fermati degli altri su delle persone prima ancora di arrivare alla manifestazione, è successo anche a Bambino. Viene contestato anche il fatto che una persona partecipi a delle riunioni politiche. Ormai partecipare a una riunione politica comincia a essere visto come un elemento problematico. Ovviamente dipende dalla linea politica, pare a un inizio di Battista o di Renzi, non è quello che questo è un problema, è questo un problema è un'iniziativa di questo genere. Quindi sta aumentando il livello di repressione anche all'interno. E diciamo, finisco con un passaggio che c'è nella prefazione di questo libro. La propaganda è un certo modo di vivere già nei vestiti di morte. Abbandonare il nostro controllo sulla distruzione globale ci dà l'impressione di rischiare tutto, ed è rischiare tutto, ma in direzione opposta a quella in cui attualmente rischiamo tutto. A me è capitato di andare fino a 3-4 anni fa nelle scuole occupate a parlare di politica internazionale, perché avevamo ancora compagni per alcune scuole, dopo ormai anche sempre meno, mi invitavano a parlare di Medio Oriente e di politica internazionale, quindi delle competenze. È sempre stato un ambito in cui ho provato a informarmi. Via via negli anni diminuivano anche le informazioni che avevano gli studenti con cui avevo a che fare, nel senso cambiavano le cose dopo per scontato che lo sapessero. Il conflitto israelo-palestinese, perché io ci ho fatto una tesina in terza media, non era vero, era una cosa abbastanza diffusa, terza media parlare anche del conflitto tra Israele e Palestina. Non vi dico che non sapevano dove era la Palestina, ma poco ci manca. Quindi si tratta di adeguare lo sforzo che noi dobbiamo fare rispetto a una società che sicuramente è andata indietro, avere questa consapevolezza. Io vedo nel piccolo questo vuol dire, per quanto ci riguarda, non rassegnarci mai a livello della situazione che abbiamo intorno e riuscire a trovare la massima unità possibile dandoci le priorità. Questa sera in questa direzione probabilmente il lavoro della nostra federazione dovrà dare maggiore priorità e maggiore forza